La scelta che abbiamo fatto è stata quella di uscire, di non partecipare alla votazione che si è tenuta relativamente a questa operazione di fusione, perché riteniamo che con le notizie che sono uscite, in particolare sulla vostra testata, questa fusione avrebbe dovuto probabilmente avere un momento di riflessione in più. Oggi non facciamo niente, guarda, anche qua agli altri giornalisti abbiamo detto che oggi non facciamo niente. Non sono neanche venuti però, insomma. Perché è stato detto loro che non facciamo niente e quindi hanno rispettato il fatto che non facciamo nessuna intervista e sono rimasti là. Quindi ma non, io volevo chiedere solo sulla questione, sulla polemica col Fatto Quotidiano. No, fa niente, che è nata. Fa niente, non facciamo nessuna intervista. Beh, ci avete tolto la sponsorizzazione. Dai, non facciamo nessuna intervista. Non facciamo nessuna intervista. Abbi pazienza. Ho la certezza, se quello che avete scritto corrisponde a verità e non ho dubbi, che ci siano delle indagini in corso sulla correttezza di questi valori di concambio, per cui credo che un attimo di attenzione in più e una valutazione più ponderata sarebbe stata auspicabile nello stesso interesse degli amministratori della società. Trovare il modo di trovare i soldi, di fargli pagare i soldi che hanno rubato agli azionisti, questo è il concetto. Come li hanno rubati in modo molto semplice, con un giro di parole, alla fine il gioco delle tre carte, hanno detto che le azioni vecchie non valevano niente e le azioni nuove valevano tutto. E niente, quindi in pratica chi è entrato nel controllo, quindi nel caso di Fondiaria, è stato Unipol Gruppo Finanziario, e sopra Unipol Gruppo Finanziario c'era Finsoa e Olmo, eccetera, hanno acquisito quote di controllo più che determinanti a vile prezzo. Le esperienze finora hanno dimostrato che queste fusioni non hanno portato vantaggi per l'azionariato e in più hanno provocato disoccupazione. Ma il fatto che dietro Unipol ci siano le coop, quindi ci siano milioni di Questo è molto grave secondo noi e comunque è una cosa che merita un approfondimento, il fatto che a un certo punto ci siano dubbi sulla legittimità di queste coop di raccogliere denaro presso gli associati, in particolare denaro oltre un certo limite, e soprattutto che questo denaro venga impiegato in operazioni di borsa piuttosto che finalizzato alla gestione delle coop.